format Il Palinsesto, che è la trasmissione qui Calabria. Ci colleghiamo con il segretario dell'Associazione Calabria Radicale, che si chiama Saverio De Morelli. Avrete notato tutti quanti, perché è un'assenza che si fa notare, l'assenza di Marco Marchese e di Riccardo Cristiano in questa puntata di TV Radicale. Bene, non l'ho fatto all'inizio, chiedo venia, chiedo scusa, ma è bene ricordare che sia Marco che Riccardo si sono concessi una meritatissima vacanza, e quindi sia in questa domenica non li avete visti, non li vedrete neppure domenica prossima, ma dalla domenica successiva ritorneranno in campo per TV Radicale e daranno il loro importantissimo contributo, e quindi le meritate, auguriamo felici e meritate vacanze a Marco e a Riccardo, Marco Marchese e Riccardo Cristiano. Ma abbiamo, come dicevo, in linea, dovremmo avere già in linea Saverio De Morelli. Pronto Saverio, ci senti? Perfetto. Sì, io vi sento perfettamente, buonasera a tutti, voi mi sentite? Sì Saverio, se ci mandi la webcam ti mandiamo in video. Sì, dovrebbe esserci, non so Io non la se... vedo, vediamo un bellissimo logo di Calabria Radicale, ecco, sta arrivando, probabilmente stava arrivando. E oggi siamo un po' funestati da questi problemi tecnici, ma poi alla fine questi sono problemi che fanno capire e comprendere il vero spirito di TV Radicale, che è molto simile allo spirito che animava le prime radio locali negli anni 70, e È quindi vero. solo che questa volta si utilizza il web. Ecco, sta per arrivare l'immagine di Saverio, si sta caricando, quindi questo è lo spirito che ci anima ed è lo spirito che ci porta anche a soprassedere se delle volte capitano degli inconvenienti tecnici. E Saverio, io continuo, sta caricando, però non arriva la tua immagine, purtroppo. Sarà E vabbè. È un problema forse anche di linea, perché questo sarebbe anche interessante parlarne. Io vivo in una zona, Fiumefreddo Bruzio, che non è ancora coperta dalla DSL, quindi Ah, sono non è la costretto. DS. No, sono costretto con un pennino della Ah, TIM con a l'UMTS, quindi. collegarmi, però non avevo, diciamo, grossi problemi. La banda larga, come sappiamo, in Calabria è un problema rilevante. Guarda, nella Certo. chat che abbiamo su Facciamo una. Skype, io vedo la mia immagine, non so. Tu non riesci forse a... Nella chat che abbiamo su Skype, io Sì. no. Allora, senti, prova a richiamarti, tanto Ok, ci tratteniamo perfetto. poi dopo qualche minuto. Ti richiamo. Scusate, chiediamo nuovamente scusa, ma vediamo un po' se questa volta riusciamo a vedere Saverio. Oh, fantastico Saverio! Innanzitutto, come stai Saverio? Io e Saverio ci Bene, siamo bene, conosciuti grazie. all'ultimo congresso di Radicali Sì. Italiani. Un attimo, che adesso sta tentando di partire il mio video, io non gliel'ho ordinata questa cosa. Ah, ok, perfetto. Allora Saverio, dicevo appunto dell'assenza questa domenica di Marco, ma questo non significa che quando è presente Marco non devi essere presente te, anzi, le potenzialità tecniche ci consentono di avere più collegamenti, quindi questo è il tuo esordio su TV Radicale, ma esordio in una prima puntata di numerose altre. Raccontaci allora qual è lo stato delle iniziative politiche nell'Associazione Calabria Radicale. Sì, guarda, io permettimi di fare innanzitutto un saluto a Leonardo Portoraro, che non conosco personalmente, ma conoscere al più presto. E voglio fare anche a lui, diciamo, un grosso in bocca al lupo, perché si sta prestando ad inaugurare appunto un'associazione radicale in Calabria, che sarebbe la seconda associazione radicale calabrese, e non può che far piacere a tutti noi soci di Calabria Radicale, sperando naturalmente di poter collaborare anche in futuro. Ce n'è veramente bisogno, c'è veramente bisogno di una nuova forza radicale anche in Calabria, perché è sempre meglio essere in tanti, e spero veramente che si possa aprire anche una collaborazione tramite TV Radicale e comunque tramite associazioni che sono comunque relativamente vicine. La Calabria è una regione molto ampia, molto vasta, però avere anche un polo di riferimento sulla Sibaritide, che effettivamente è una zona attualmente non coperta da soci di Calabria Radicale, comunque in generale da iscritti radicali, è veramente importante. Quindi un grosso in bocca al lupo anche a Leonardo, e i Un complimenti al fiorellino, dottor una rosellina rossa che sta germogliando in quel di Francavilla Marina, quindi
Siamo sicuri che tutta l'iniziativa politica radicale calabrese non potrà che trarre giovamento da questo. Certamente, certamente. Guarda, parlando delle nostre iniziative, allora, innanzitutto voglio commentare brevemente i risultati del referendum nella nostra regione, appunto in Calabria. Perché, che dir si sa, che la Calabria è una regione comunque conservatrice di vista, questo luogo comune è stato comunque clamorosamente smentito, perché anche in Calabria è stato superato il quorum del 50% agli ultimi referendum, e questo secondo me ha veramente dello straordinario, perché basti pensare che il referendum del 2005, quello sulla procreazione assistita, quello magari un po' più vicino alle nostre tematiche comunque, in Calabria aveva votato solo l'8,5 6% degli aventi diritto Mamma di mia. fronte a una media nazionale del 26, quindi ha votato solamente un terzo rispetto alla media nazionale. E, beh, questa volta in Calabria si è raggiunto il 50,30%, quindi siamo quasi in linea con la media nazionale del 57, scesa poi al 54 con i votanti all'estero. Quindi devo dire che è stata una bella prova anche da parte di questa regione. Poi dato anche significativo che c'è stato un grosso volume di voti il lunedì delle elezioni, mentre fino a domenica alle 22 aveva votato solamente poco più del 30%, si è giunti con un grande balzo in avanti il lunedì mattina. Quindi non so, probabilmente i risultati che arrivavano anche la domenica hanno invogliato ancora di più i calabresi ad andare a votare. Quindi rimaniamo comunque l'ultima regione in quanto ad affluenza, però diciamo siamo rientrati nei trend di Sicilia, Puglia, Campania, comunque, che sono sul 52%. Quindi io reputo veramente positivo il fatto che anche in Calabria si sia superato il quorum. Anche perché diciamo, noi non siamo stati molto attivi riguardo ad iniziative prettamente referendarie. Abbiamo però coinvolto un indirizzario di circa 8.000 persone, abbiamo mandato un'email personale a questo indirizzario, e comunque c'è stata una buona risposta anche in termini di email effettivamente letta, arrivata dal nostro indirizzario, e crediamo che anche questo nel nostro piccolo ha potuto contribuire a fare andare a voto votare i nostri appunto concittadini. Senti E per Saverio, il ti volevo resto chiedere. noi Sì. siamo impegnati. Sì, dimmi. No, ti volevo dire questo: ho avuto modo di apprezzare proprio grazie alle produzioni che alla fine Calabria Radicale fa per TV Radicale. L'ultima mobilitazione che avete avuto il 17 maggio, non l'ultima in ordine cronologico, però quella di cui è resa testimonianza, la giornata contro l'omofobia e la trasfobia. Le interviste che avete fatto per strada, la conferenza stampa con Mina Welby, la presentazione del libro con Mina Welby. Ecco, raccontaci un po' tutto questo e una cosa poi ti volevo chiedere, in particolare sulle interviste per strada. Bellissima la città, innanzitutto perché abbiamo avuto modo di vederla, ma anche la risposta delle persone, per tornare a quello che sostenevi te, no? Di solito si dice che la Calabria è la regione più conservatrice, meno. Invece dalle interviste emergeva una totale apertura anche rispetto a temi quali l'omofobia, i diritti dei gay, eccetera. È assolutamente così. Guarda, noi abbiamo fatto, diciamo, questa giornata contro l'omofobia, l'abbiamo un pochino traslata per far coincidere appunto l'appuntamento 20 maggio. Comunque, al di là di questo, noi abbiamo appunto raccontato questo sabato radicale presenza, che ha presentato i due libri, il suo e il postumo di Giorgio Welby, ed è stata una giornata altamente partecipata. Alla libreria Ubic abbiamo fatto questa presentazione dei libri con Mina Welby, insieme, diciamo, alla conferenza stampa antecedente appunto sull'omofobia. È stata molto partecipata, molti cosentini si sono avvicinati alla conferenza stampa, all'apertura che abbiamo fatto, e ci sono state molte domande, si è aperto un dibattito veramente
interessante che potrete comunque seguire sia sul sito di TV Radicale, che ho visto che avete inserito, e sia con radicale.it. Al di là di questo, tu mi chiedevi delle interviste per strada. Beh, questa è stata sicuramente una prova che abbiamo voluto fare, riguardo anche, prendendo anche spunto da quello che avevamo proposto, inserisco anche io nello staff di TV Radicale, avevamo proposto nel congresso a novembre, cioè le interviste un pochino spontanee che vengono fatte a margine di una manifestazione e comunque di un evento che poteva essere il congresso, in questo caso la nostra conferenza stampa con successivo poi volantinaggio sul corso. Il riscontro che è stato dato nel merito è assolutamente interessante, nel senso che le persone sono state veramente, abbiamo, diciamo, ci siamo interpellati con le persone più distanti fra loro, cioè anziani, giovani, donne, uomini, persone comunque di qualsiasi fascia di età e anche probabilmente fascia sociale. E la risposta è stata comunque che in generale la gente condanna l'omofobia ed ha un grande rispetto verso appunto il diritto della comunità LGBT. C'è emerge anche dalle strade costiere di far sì che lo Stato, il governo emani un provvedimento che sancisca appunto questi diritti, e questo è molto importante anche per quello che comunque si dice in giro, dire il luogo comune che la Calabria è una regione conservatrice. La Calabria probabilmente è una regione conservatrice perché è governata da una classe dirigente, da una classe politica iperconservatrice, ma non per questo i cittadini sono appunto ispiratamente conservatori. Anzi, c'è una grande voglia di progresso, e il referendum, le interviste per strada, per quel poco che hanno potuto testimoniare, sicuramente sono delle testimonianze importanti da questo punto di vista. Senz'altro c'è da dire che quello che è un tratto Credo che la significativo Calabria. del... Sì, scusami Saverio, Sì. non volevo interrompere, mi devi scusare. No, Oh, no, stavo vai, vai. dicendo, per soffermarmi su quest'ultima cosa che hai detto, diciamo che quello che è un tratto distintivo della società in generale, cioè una assoluta frattura, un totale gap, tra quella che è la società italiana e la classe politica da cui si è rappresentati, e allo stesso modo probabilmente questa deformazione è ancora più evidente in una regione come la Calabria, che paga il costo, di essere stata, per molti anni, diciamo, l'alibi, se vuoi, della società italiana, no? Perché, scusate, ho fatto una piccola fesseria. Proprio perché si pensava alla Calabria come la zona più depressa d'Italia, o comunque la zona con meno prospettive di futuro, quando il futuro della Calabria nella sua storia, nella sua terra, e neanche in persone come le persone come te, come Leonardo, che sono disposte a mettersi in prima fila per lottare per i propri diritti. Lo dico anch'io da meridionale, che sebbene una realtà diversa, comunque la Puglia alla fine non è che sia molto differente dalla Calabria, siamo lì. E quindi so di cosa parli, quindi faccio i complimenti a te come li ho fatti prima Leonardo e agli altri compagni calabresi. Abbiamo perso Saverio. Saverio? Sì, no, no, sono. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ti Mi sentite? sentiamo un Ah, po' male. ok, Ok, vai. perfetto. No, dicevo, è chiaro che fare il radicale in Calabria o fare il radicale a Roma non è la stessa cosa. Presenta delle grandi differenze, non solo perché Roma è la sede storica e strategica del Partito Radicale, ma non soltanto, diciamo, per questo, ma per una serie di motivazioni, sicuramente motivazioni che possono essere banalmente motivazioni geografiche, vale a dire che noi abbiamo avuto l'onere di avere un'associazione che si occupasse un po' di tutto il territorio calabrese, quindi
da Reggio Calabria fino all'ultimo comune settentrionale della Calabria, che può essere Praia a Mare o Tortora, sul versante tirrenico abbiamo un pochino agito, e quindi anche solo riunirci per una semplice riunione di direzione o una semplice, diciamo, assemblea dei soci era un'impresa, un'impresa perché sicuramente ci sono delle distanze notevoli, che si parla di centinaia di chilometri ogni volta per spostarci o comunque fare iniziativa, fare radicali, appunto. C'è poi sicuramente un problema culturale che io credo che la Calabria sia in fondo una regione radicale. Non dimostra però di esserla perché la classe politica non ha abituato a una politica. Nel senso, noi abbiamo fatto associazionismo da qualche anno e precedentemente a questo c'erano diciamo, dei militanti sporadici che facevano attività autonoma, ma non c'era stata mai un'organizzazione, una vera organizzazione radicale in Calabria. Noi abbiamo iniziato. Non 43 soci quest'anno, ma solo perché comunque non abbiamo ancora iniziato una campagna di iscrizioni e sicuramente potremo incrementare questo numero e secondo me questo potrebbe essere un inizio. Poi naturalmente anche dal nostro input possono nascere delle nuove realtà come magari quella di Leonardo o comunque altre realtà. In ogni caso, ora il calabrese che vuole interessarsi alle politiche radicali ha comunque dei punti di importante. In ogni caso i problemi culturali rimangono perché la cultura meridionale formata da questa partitocrazia crea comunque un pregiudizio di fondo verso qualcosa che la gente non è che non vorrebbe sapere, non è abituata a conoscere, non è abituata a sentire, quindi va un pochino metabolizzata anche questa voglia o questa volontà di progresso da questo punto di vista. E di certo noi ce la stiamo mettendo veramente tutta e stiamo cercando di fare il possibile. E testimonianza di questo la ritroviamo in un'altra iniziativa che abbiamo compiuto, vale a dire la giornata nazionale dei contributi silenti. Su questo vorrei, perché è stato veramente significativo. L'interessamento, diciamo, della gente comune, diciamo, della gente che abbiamo incontrato nei nostri volantinaggi, abbiamo fatto 3 giorni di volantinaggio precedenti alla giornata nazionale ed è stata veramente significativa la presenza di persone che, dopo aver letto il volantino, veniva magari a chiederci. A voler saperne a voler appunto conoscere di più riguardo a questa iniziativa, perché chiaramente non aveva avuto modo di conoscere da nessun'altra parte, nel senso che i media nazionali soprattutto hanno praticamente oscurato ogni possibilità di conoscenza ai calabresi, non solo ai calabresi, riguardo a questa iniziativa che è molto sentita. Io credo che è stata una, diciamo, delle iniziative che ha riscontrato sicuramente il maggior numero di consensi in proporzione appunto ai volantini che abbiamo distribuito. Io questo lo posso paragonare ad altre magari raccolte firme o magari ad altre iniziative che abbiamo fatto nel corso di questi anni. E su questo la gente sente veramente il problema, nel merito specifico perché alcuni lo sentono appunto lo sentono pagare proprio sulle proprie spalle in quanto sono contribuenti della gestione separata dell'INPS, altri ancora perché comunque constatano legalità in questo, diciamo, e tutti, praticamente tutti dicono: beh, sì, questa è una cosa veramente da portare avanti perché questo sistema va cambiato. Questo sistema va cambiato, ma siamo solo noi radicali a volerlo cambiare. Era la risposta che davamo perché abbiamo cercato di coinvolgere per quanto possibile i sindacati e assolutamente nessun cenno di risposta perché comunque i sindacati probabilmente si occupano solamente di chi un lavoro stabile comunque ce l'ha e fanno Bravo. bene ad occuparsi dei diritti di questi tipo di lavoratori, però c'è una classe ancora più debole che quella che un lavoro non ce l'hanno, oppure che
quelli che un lavoro ci vanno solamente in via precaria. Come commenti? Scusa un attimo, Saverio. Saverio, questa cosa che hai Dimmi. detto è molto interessante sui contributi silenti. Non se ne parla perché non ne parlano i media, non ne parla la classe politica perché la classe politica si interessa solo degli scandali. Ma una cosa ti volevo dire degli scandali, insomma, volevo dire un'altra cosa. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, la domanda era questa: cosa pensi che possa essere fatto rispetto al rilancio di questa battaglia, secondo te? Perché l'interesse c'è, è vero, cioè si può misurare i tavoli, no? Però cosa potremmo fare per cercare veramente di farla diventare una battaglia centrale e importante per il movimento? Ma guarda, è una domanda veramente difficile. È come dire che comunque ogni nostra battaglia radicale è valida, validissima. Però come cercare di rompere questo muro dell'informazione perché solamente così possiamo portare al successo una battaglia, vale dire cercando di rompere quel minimo di ostruzionismo informativo che appunto la partitocrazia, comunque il sistema diciamo, mediatico italiano occupa. E su Ma la cosa questo drammatica, non scusa saprei, credo che Saverio, comunque scendere in piazza Saverio, purtroppo abbiamo un porta. cattivo collegamento e Dimmi. non riusciamo a comunicare. Saverio, ti volevo chiedere, la cosa più assurda è che sono gli stessi lavoratori precari che non sono a conoscenza di questa questione, cioè non sanno cosa sono i contributi silenti, dove vanno, dove non andranno a finire i contributi versati alla gestione separata dell'INPS, ad esempio. Cioè, questa è la cosa veramente drammatica. Sì, credo di sì. Sicuramente non c'è informazione da nessuna parte su questo. E probabilmente gli amici dell'ANCOT hanno fatto bene sicuramente a sposare questa iniziativa, ma avrebbero fatto ancora meglio a scendere in piazza con noi, mentre per quanto ho potuto capire, in molte parti d'Italia, compreso Cosenza, compreso comunque la Calabria, non si sono completamente visti, quindi magari è stata solo, nel nostro caso è stata solamente una sigla su quel volantino che non si è praticamente concretizzata in nessun contatto. Noi abbiamo telefonato al rappresentante provinciale dicendo che facevamo appunto questa iniziativa il 20 maggio e non solo, abbiamo anche cercato di contattarli precedentemente, ma a parte dire sì, qualcuno di noi forse non ci hanno. Non si è visto nessuno, quindi probabilmente non lo so, sarà forse un problema isolato a poche realtà, ma l'ANCOT poteva avere un ruolo sicuramente importante perché poteva essere il ruolo prettamente tecnico, anche come immagine sdoganare quel pregiudizio che poteva esserci magari nella gente leggendo una bandiera radicale sul gazebo e magari avendo anche il supporto di un'associazione comunque prestigiosa da un certo punto di vista tecnico come l'ANCOT poteva essere invogliata ancor più a credere nella cosa, ma non credo che sia questo il problema, nel senso se noi comunque scendiamo in strada e diamo il volantino, la gente capisce. Il problema è come entrare nell'informazione mediatica nazionale, che sta lì, secondo me, il passo. Possiamo fare tanti tavoli, tanti volantinaggi, ma se non riusciamo ad avere 10 secondi di TG1 probabilmente non è, è quasi tutto vano. Sì, allora ti volevo So chiedere, se si Saverio, capito. un'altra cosa. Quali sono, perché ci restano gli ultimi 4 minuti di trasmissione, quali sono le prossime iniziative politiche, in atto per l'associazione Calabria Radicale? Guarda, noi siamo impegnati su vari fronti, uno dei più importanti è sicuramente l'amianto, ma su questo sono sicuro che avrete già una buona preparazione perché Marco Marchese
conduce appunto una trasmissione sempre su TV Radicale e ne parla spesso anche attraverso queste. Quindi su questo sicuramente continueremo nelle prossime giornate a fare qualcosa. Abbiamo anche in mente di continuare a fare qualche tavolo sui contributi silenti. Siamo in attesa di capire come il governo nazionale ha intenzione di muoversi riguardo al testamento biologico, perché vogliamo preparare qualcosa anche da sottoporre alle giunte comunali, ai consigli comunali, sempre che appunto non venga varato quel pessimo disegno di legge Calabrò. Riguardo che abbiamo riguardo l'amianto, volevo spendere due parole perché abbiamo fatto di recente un'iniziativa a Fiume Treddo Bruzio, nel paese dove io risiedo, e la situazione è stata a dir poco paradossale. Allora, brevemente, noi circa un paio di mesi fa, sì, inizio marzo, abbiamo fatto una conferenza stampa dove hanno partecipato anche, diciamo, esponenti dell'amministrazione comunale, segnalando delle criticità che sono presenti sul territorio. Devo dire che è un comune, non particolarmente critico, dal punto di vista di esposizione all'amianto. Ci sono però alcune criticità, una su tutte, il deposito degli scuolabus e di alcuni altri mezzi comunali, tra cui anche un pulmino destinato appunto al trasporto di cibi e delle mense. Ecco, quindi qualcosa di veramente pericoloso. Appunto, questo deposito è coperto interamente di cemento amianto, quindi di Eternit. Dopo, diciamo, avendo fatto notare questa criticità, noi avevamo accolto come positiva la risposta che avevamo avuto al momento dagli assessori comunali. Però devo dire che non si è mosso assolutamente nulla. Un mese dopo questo incontro abbiamo scritto al sindaco e ancora abbiamo ricevuto il silenzio più totale. Intorno a metà maggio ho comunicato comunque al sindaco. Ripeto, tutte queste cose potete trovare sul nostro sito calabriaradicale.it. Siamo andati lì a fare un sit-in davanti a questo deposito degli scuolabus. È stata paradossale la cosa perché comunque sicuramente abbiamo fatto opinione pubblica perché molta gente si è fermata ed ha chiesto informazioni, ma quello che abbiamo trovato dietro al deposito degli scuolabus è stato ancora più pericoloso e più grave di quella discarica abusiva, vuol dire sempre è comunque terreno proprietà comunale. Abbiamo praticamente trovato un po' di tutto, a partire dai copertoni di auto, una 127 scassata, e insieme alla cosa più grave, vale dire a delle lastre di amianto che erano lì, gettate senza un minimo di protezione, o meglio, con solo un minimo di protezione. Erano praticamente all'aria aperta. Fatto questo, abbiamo scoperto dell'ordine che ci hanno risposto, parole proprio testuali, che non potevano recarsi sul posto perché erano alle prese con il Giro d'Italia che passava, guarda caso, quella mattina da lì. Ecco, questo è un, diciamo, un esempio, tanto per capire come fare il radicale da queste parti, ma forse immagino un po' da tutte le parti, sia difficile, nel senso che noi abbiamo, per avere una risposta da parte della pubblica amministrazione, siamo stati costretti a fare un sit-in davanti al deposito degli scuolabus coperto di cemento. Scopriamo una discarica abusiva, chiamiamo le forze dell'ordine che dicono che non possono comunque venire a verbalizzare o comunque a venire a constatare lo stato di fatto. Quindi un cittadino, un Saverio, calabrese, cosa deve fare? Dimmi. purtroppo il tempo è tiranno, veramente questa mezz'ora è volata. Io credo Vabbè. che ci siano tante altre cose da dire, quindi replicheremo qui Calabria perché sicuramente ci saranno da finire di raccontare le iniziative fatte e da diciamo, presentare le nuove. Io ti ringrazio veramente tanto.
È stata un'occasione per fare questa conduzione molto, molto interessante perché, ripeto, la Calabria è una regione importante ed è un'ora alla fine che siamo collegati con la Calabria, prima con Leonardo e ora con te, quindi sono molto contento di questo. Ciao Saverio, ti Va saluto, bene, io salutiamo. ringrazio voi e rinnovo i complimenti per la trasmissione. Spero di essere comunque qualche altra volta ospite da Assolutamente, voi. questo sicuramente. Va Salutiamo bene. Saverio De Morelli, chiudiamo il collegamento, torniamo nello studio e chiudiamo il collegamento con Saverio e a questo punto, dopo questa